Salve a tutti amici, ben ritrovati. Oggi pasta, infatti vi propongo un altro primo, le farfalle, panna e peperoni. Questo è un primo piatto che ho mangiato tantissimo tempo fa a casa di mia cognata Luisa, che saluto, ciao Luisa e Paolo, mio fratello. Andiamo a vedere subito quello che ci occorre. Olio extravergine, il fondo di una padella, la padella che andremo ad utilizzare sarà piuttosto capace, infatti andremo a realizzare 500 g di farfalle, quindi 500 g di farfalle, uno scalogno tritato, del prezzemolo abbondante, 4 peperoni. I peperoni sono quelli grandi per arrostire e sono stati precedentemente già arrostiti, privati della loro pelle e dei loro semi. Eventualmente voi non foste diciamo proprio propensi alle piastre per arrostire, potete anche infornarli a 220 gradi su carta forno per circa 40 minuti con il grill attivato. 2 confezioni di panna da cucina e del grana padano o del parmigiano per mantecare. Andiamo a vedere subito come procedere. Il primo passaggio da fare è quello di ridurre i peperoni a cubetti con l'ausilio di un coltello. Questa operazione va fatta per 3 dei 4 peperoni che abbiamo a disposizione, perché l'altro peperone rimanente lo andremo a frullare con una confezione di panna. Fondo d'olio extravergine in una padella bella capace, accendo al minimo e inserisco lo scalogno e un po' di prezzemolo. Mentre aspettiamo che lo scalogno cominci a sfrigolare, andiamo a frullare la panna con l'ultimo peperone rimasto. Una volta che abbiamo creato la nostra mousse di panna e peperoni e lo scalogno è pronto, quindi inseriamo i cubetti di peperoni sul nostro fondo di cottura, caliamo leggermente e aspettiamo che i peperoni appassiscano un po'. Mentre il nostro sughetto si cuoce, ho messo una pentola con abbondante acqua salata sul fuoco e aspettando che cominci a bollire. I nostri peperoni sono belli appassiti, aggiungiamo la nostra mousse di panna. A fuoco basso. La lasciamo incorporare, poi spegniamo. Solo quando avremo lessato la pasta, aggiungeremo l'ultima busta di panna. La cottura di queste farfalle è di 10 minuti, sono trascorsi 5 minuti e noi le andiamo a scolare a metà cottura e proseguiremo per altri 5 minuti la cottura nel sughetto.
prendiamo la padella e continuiamo la cottura delle nostre farfalle. Le facciamo incorporare bene nel sughetto e poi aggiungiamo o tutta la busta di panna intera o anche la metà. Dipende molto da quanto la pasta assorbe il sugo. Solo alla fine spegneremo e mantecheremo con il parmigiano o con la grana. La fiamma spenta aggiungiamo un'ultima manciata di prezzemolo fresco e il formaggio grattugiato. Poi andiamo ad impiattare. Una volta impiattate, eccole le nostre farfalle, panna e peperoni. Io, Giuliana e Giulio adesso le andiamo a mangiare ovviamente. Saluto a tutti i ragazzi da tutti gli anni, ringrazio il marchio Coop e un saluto allo chef Anthony Andaloro, che è un chef cieco come me. Un bacione, ciao, alla prossima!